Ciao ragazze, bentornate, ben rientrate nel mio canale e benvenute a tutte le nuove iscritte. Il canale va che è una meraviglia, io sono felicissima di ciò. Un sacco di ragazze si stanno iscrivendo, ma soprattutto mi sta crescendo a vista d'occhio anche la pagina Instagram. Sono troppo felice di questa cosa. Allora, oggi siamo tutti qui riuniti davanti alla videocamera, finalmente per buttare l'immensa roba che ho dentro il bustone, perché oggi abbiamo il bustone dell'elefante, quindi sapete che quando c'è questo bustone che prima o poi deciderò di cambiare, ma non lo so, è una cosa mia scaramantica, lo tengo per me, dei prodotti finiti, c'è veramente tantissima roba. Sapete che è un video che mi piace tantissimo proporvi perché nel frattempo vi faccio delle mini recensioni, quindi io direi di cominciare subito. La prima cosa di cui vi parlo è questo impacco, questa crema rigenerante della Mil Mil alla mela verde. Questo è un impacco ammorbidente per tutti i tipi di capelli che io ho appena finito. Devo dire che mi è durato un bel po'. L'odore era buonissimo, mi è durato un bel po', però non tantissimo perché io comunque sono un po' esagerata, vado a metterne grosse quantità sulle lunghezze. Ho trovato questa crema veramente rigenerante perché da quando la utilizzo i miei capelli ringraziano. Tra l'altro ho fatto diverse tinte, quindi top. Qui dice di districante e nutriente, è vero, perché comunque quando non la mettevo avevo tantissimi nodi, quindi mi è piaciuta tantissimo. Questa l'ho comprata veramente niente al Penny Market, sarà costata tipo 2-3 euro, ma vi devo dire che è magnifica. Io mi trovo benissimo con le maschere per i capelli di Mil Mil, mi trovo veramente bene. Ho finito, ahimè, questo mi dispiace tantissimo, però l'ho voluta portare a termine perché era una crema bio. Questo body yogurt al caramello di Nakomi, questa qui la comprai circa 6 mesi fa, 6-7 mesi fa, dalla ragazza che mi faceva prima le unghie, perché adesso purtroppo non vado più non avendo la macchina. L'odore era proprio di dolcetto, meravigliosa questa crema di Nakomi. L'unico problema è che, siccome appunto era una bio e aveva, vediamo quanto aveva di scadenza, se c'è scritto da qualche parte, 180 ml. Ah, scadeva, ragazzi, sto leggendo solo ora che scadeva a settembre del 2019. Me la sono messa scaduta addosso e vai, vabbè, non fa niente. Alla fine, ecco, mi ricordavo bene che scadeva, quindi comunque una volta che scadeva l'ho voluta portare a termine. Siamo a dicembre, siamo a metà novembre, vabbè, l'ho usata lo stesso, però l'odore era ancora buonissimo e quindi va bene, però meno male che io l'ho portata a termine. Allora, per queste mi piange proprio il cuore, ma le ho finite, le mie salviettine struccanti di Anika Makeup. Mi piange il cuore perché hanno chiuso Anika, come sapete, quindi non so più dove comprarle, anche perché il sito fino a qualche tempo fa non riuscivo neanche più ad entrarci perché non sta funzionando più. E queste salviettine che erano Coral Aloe Vera, Bisabololo e Vitamina E erano meravigliose. Ce n'erano all'interno, non mi ricordo mai. Allora, all'interno ce n'erano 64, mi sono durate una vita, le usavo per struccare anche tutto il viso, non mi hanno mai dato problemi. La fine del mondo, le ho comprate solo 0,99 centesimi. Cioè, ecco perché mi viene da piangere. Comunque, Simply Venus sono le mie lamette del cuore, con le quali mi trovo benissimo. Sono quelle blu, che hanno anche un tocco di aloe. Queste qui le ho prese al Penny Market, 4 più 2, top. Io le utilizzo tantissimo. Palette, il mio colore per i capelli del cuore, quello che ho anche ora. Io uso questo qui, quello con tecnologia Salonplex, e uso il 4.2, che è il castano Mogano, anche se la prossima volta vi faccio il violetto, che è bellissimo. Ve lo straconsiglio, costa poco, ma dura un sacco nei capelli, a parte che ora, vabbè, qualche capelluccio bianco si vede, ma è normale. Poi, vabbè, dischetti struccanti, questi qua sono della Sien, li compro sempre da Lidl, sono fantastici, mi trovo benissimo. Ho finito questo Sicilian Knots Energizing Cleanser, che mi è piaciuto, però diciamo che non mi ha fatto impazzire, però non era affatto male, nel senso che mi dava quella sensazione proprio di freschezza perché sapeva proprio di agrumi e aveva delle micro, diciamo, per particelle all'interno che facevano un po' di scrub anche in viso, top. Però non l'ho ricomprato, non so se si trova ancora da Kiko, quindi non l'ho più ripreso. Ho finito di make-up questo qui che è il primer al silicone di Anika. Mi sono trovata benissimo con questo primer, era tipo trasparente, gelatinoso, veramente top. Mi teneva tantissimo il make-up e vi devo dire, nulla da invidiare a quello di Kiko che adesso sto portando a termine.
E ho finito come bagnoschiuma lui, vabbè, lo conoscete perché penso che è conosciutissimo, quello ha il berries and musk, quindi muschio e berries, quindi frutti rossi. Questo qui è quello praticamente, sì, more e muschio, c'è scritto sotto, brava Lucia. Questo è della Vidal, io mi trovo benissimo con questi bagnoschiuma, quindi non spendo tante parole, mentre di questo vi devo assolutamente parlare e fare proprio una super recensione perché l'ho trovato pazzesco, questo ultra dolce all'olio di argan e mirtillo rosso, ragazzi, è buonissimo. Questo praticamente era perfetto per capelli colorati o trattati e vi devo dire che fino a quando usavo questo il mio capello ha tenuto il colore per tantissimo tempo. Mi piace tantissimo, l'odore era paradisiaco e a differenza degli altri ultra dolce che spesso mi ingrassano i capelli, mi teneva lo shampoo benissimo. Quindi se vi capita andatelo a prendere perché vi troverete benissimo. Altro bagnoschiuma, io li finisco come se fossero praticamente acqua. Questo qui invece è quello al burro di karité e olio di mandorla, sempre di Vidal. Fantastico, questo qui un odore buonissimo. Questo è un po' più invernale, una coccola per la pelle, però buonissimo. Ho finito queste, di queste vi parlo assolutamente positivamente, queste striscette della Licia. Queste qui sono quelle delicate per pelli sensibili. Erano 20 strisce più 2 salviettine post depilazione. Io le utilizzo solo per le braccia perché, diciamo, per le gambe non ho particolari problemi, mentre sulle braccia ho il problema che qualche peluccio ce l'ho e quindi me lo vado levando. Le utilizzo da sola, sono facilissime, praticissime. Io cosa faccio? Non le riscaldo solo con le mani come è scritto qui, ma le riscaldo col phon, cioè riscaldo la cera col phon, poi la apro e strappo. E vi devo dire che soprattutto le salviettine che c'erano dentro erano troppo fantastiche perché mi sono piaciute troppo, perché mi rinfrescavano subito e mi levavano tutti quei residui di cera che rimanevano. Top, ora ne ho preso un altro tipo che non mi stanno piacendo, poi ve ne parlerò alla prossima. Poi ho finito questo sapone liquido gel di frutta di Fresh and Clean, questi li prendo a 0,99 al Penny Market, fantastico. Io di questi ne finisco a bizzeffe perché avendo cagnolini, gattini a casa, lavo sempre le mani. Ho finito, anche di questo vi parlo assolutamente bene, l'acqua micellare della Sien. Mi è piaciuta tantissimo, è il fatto che comunque abbia questa tecnologia così, diciamo, di stantuffino, aiuto, mi sono fatta il bagno di stantuffo, mi piace da morire. Questo a me struccava anche le, diciamo, le tinte waterproof, quindi mi sono trovata veramente bene, lo riprenderò se ci capito. Altra confezione di dischetti trucco, questi qua sono della Inea e sono quelli che prendo al Penny Market, belli, buoni, ottimi, fantastici, costano pochissimo. Poi finalmente ho finito la mia nebbia struccante di Neve Cosmetics. In realtà ero in dubbio se tenere il contenitore, ma alla fine ho pensato di no, perché mi dà proprio fastidio questo contenitore, questo spruzzo che ha, perché praticamente bagna il viso, quindi non mi piace, quindi alla fine lo sto cestinando. L'ho trovata molto fresca, però non l'ho trovato un ottimo fissante nel make-up, nel senso che mentre quello di Glam Glow mi fa tenere il trucco tutto il giorno, questo non mi teneva tutto il giorno, forse perché è un prodotto comunque vegano, non lo so, però come acqua, diciamo, micellare, come si dice, come acqua termale, mi piaceva tantissimo. Va bene, Cotton Fioc della Sien, io li utilizzo tantissimo non solo per me, per la mia igiene, ma anche per i residui di trucco e quant'altro. Vabbè, mi trovo bene, niente di senza infamia e senza lode. Poi abbiamo questo, ah, questo mi dispiace troppo di averlo finito, è un prodotto della Avon, si chiama Advanced Techniques ed è un olio supremo, un duo treatment spray, era un trattamento bifasico per i capelli e lo utilizzavo soprattutto quando facevo il capello un po' mosso, ma a volte anche solo per pre-asciugatura. Mi sono trovata veramente molto bene. Se mi capita di sentire qualcuno, di avere qualche rappresentante Avon, lo riprenderò perché mi è piaciuto veramente tantissimo. Tra l'altro, diciamo che mi è durato anche parecchio. Era con il Pampa Spray, andava agitato prima dell'uso perché era appunto un bifasico. Top, veramente molto molto buono. Poi, vabbè, adorato bagnoschiuma ultra dolce di Garnier, adorato alla camelia e olio di argan, vabbè, un odore che praticamente si sente in tutta la casa quando vi fate la doccia con questo, buonissimo, ma non mi dilungo perché lo conoscete bene anche voi, penso, e comunque ve l'ho proposto in tantissimi video dei prodotti finiti.
Ho finito anche di questo, solo belle cose, questo spray protettivo per i capelli della Cloren. Questo qui era praticamente all'Ylang Ylang e l'ho preso insieme a mia sorella, l'ho acquistato insieme a mia sorella, mi ricordo se esattamente un anno fa, credo, sì, quasi nel periodo natalizio, quindi mi è durato quasi un anno, veramente molto buono. E niente, lo spruzzavo un po' sulle mani e poi sui capelli prima di asciugarli o di passare la piastra o di passare il ferro. Un ottimo spray protettivo. Yankee Candles, la Mulberry and Fig Delight, che mi è piaciuta tantissimo, era tipo ai fichi, buonissima. Vabbè, io adoro le Yankee Candles, voi sapete che io le candele proprio le adoro. Ho finito questo contorno occhi al pomegranate di CN. Questo qua era quello per pelli mature, sì, e in realtà alla fine l'ha finito mio marito. Vivo discretamente bene con la roba di CN per il viso in generale. L'unica cosa che non mi piace di CN sono i bagnoschiuma, gli shampoo, però la roba per la skincare io la promuovo a pieni voti. Maschera, ho finito questa Shine Refine Mask purificante della Kiko, che ho comprato tempo addietro, penso quest'estate. Mi è piaciuta tantissimo, la ricomprerò, mi seccava tutte le imperfezioni. A volte la usavo proprio solo sul mento, magari sul resto del viso facevo altri tipi di maschere, veramente top. Se vi capita prendetela. E ho finito anche, vediamo, prima, vabbè, sto cestinando questo burro di cacao della Coca-Cola, che praticamente ce l'ho da un secolo e mezzo e alla fine non mi piaceva neanche tanto il gusto, e comunque ce l'ho veramente da troppo tempo e quindi lo sto cestinando. E poi sono di quei burro di cacao che non hanno senso perché sono solo per fare un po' di scena, ma poi alla fine non... Stessa cosa questo qui, che praticamente ve l'ho anche messo nei prodotti flop tantissime volte, questo Blistex, che io ho comprato con tanto amore perché pensavo che fosse fantastico, in realtà proprio si sgretolava, non mi è piaciuto per niente, poi il gusto era veramente un obbrobrio. E ho finito purtroppo questo burro di cacao fantastico, questo qui lo comprai un anno che a Napoli, che avevo praticamente le labbra disastrate, questo Cica Plast riparatore al pantenolo. Io adoro i prodotti di La Roche-Posay in tal senso perché sono veramente ottimi. L'ho messo sulle labbra e praticamente le labbra sono rinate tipo tempo 1 e 2, quindi comunque questo, quando avrò dei problemi con le labbra, lo ricomprerò. Ve l'ho consigliato a un sacco di voi che mi hanno scritto su Instagram in passato. E poi andiamo con tutti i sample, perché ho consumato un sacco, diciamo, di mini size in questo periodo per provarli. Allora, ho provato questa maschera liscio miracoloso della Biopoint, che non mi è piaciuta per niente. Io avevo grandissime aspettative su questa maschera, ma non so, quella mi aveva detto la ragazza che me l'ha data in profumeria, mi aveva detto che era pazzesca, ma in realtà l'ho messa, ma non... I miei capelli erano uguali, non erano poi così lisci. Questa invece l'ho amata, è una maschera della Herborist ed è una maschera idratante in realtà, però io mi sono trovata benissimo. L'odore era paradisiaco, mi lasciava una pelle stupenda, questa me l'hanno dato da Sephora. Buonissima, credo di averne finita anche un'altra. No, ce l'ho di là, non l'ho ancora finita. Sempre come sample ho finito questa qui, che è fantastica, l'ho fatta stamattina l'ultima parte, questa Bio Plasma Mud Mask, che è una maschera anti-age rivitalizzante per pelli mature, che praticamente è della Dr. Organic. Sì, ma questa me l'hanno data in Bio Profumeria e l'ho trovata fantastica, questa me la sono segnata perché me la vado a prendere. Ho finito fortunatamente questo siero per capelli rinforzante della Giada Cosmetics. Questa marca non mi piace completamente, cioè tutte le volte che in Bio Profumeria mi danno qualche sample di questa marca io sono sempre delusa, non mi piace per niente, è una marca proprio che secondo me non ha motivo di esistere, cioè non mi piace, sui miei capelli praticamente cozza da morire. Era un siero rinforzante ma in realtà non mi sembrava acqua fresca, quindi non ve lo consiglio. Poi ho finito, questa l'ho trovata fantastica, questo diciamo era all'acido glicolico ed era un siero all'acido glicolico di questa Sunday Really, si chiama Good Jeans, me l'hanno dato praticamente da Sephora, mamma mia ragazze, è tipo luce liquida di Veralab praticamente, stupendo. Lo peccato che era pochissimo, ma mi ha proprio seccato tutte le imperfezioni, fantastico, era proprio un esfoliante all'acido glicolico.
Poi ho finito questa, no, questa non l'ho finita, ce n'è ancora ma non l'ho portata a termine perché non mi è piaciuta per niente questa BB cream della Herborian. Non va assolutamente bene per il mio viso perché praticamente mi ingrassava da morire, era proprio olio puro sul mio viso, quindi proprio non l'ho neanche finita, l'ho subito cestinata perché non mi è piaciuta per niente, nonostante io abbia fatto tutte le precauzioni del caso, tipo primer idratante, primer pantificante, cipria sotto, eccetera, ero un olio, quindi no. Ho finito questa, invece mi è piaciuta tantissimo, l'ho usata a mo' di maschera, questa Beauty Farm di Neve Cosmetics, che l'ho usata appunto a mo' di maschera, ma l'ho amata follemente, cioè ragazze, bellissima, l'odore fantastico e poi mi ha lasciato una pelle pulitissima. È una maschera in realtà moisturizing, quindi idratante, ma io l'ho trovata per... è anche un gel detergente, cioè può essere utilizzata anche per pulire il viso. Infatti io cosa ho fatto? L'ho applicata, l'ho lasciata in posa 10 minuti e poi sono andata proprio a strofinare sul viso con le mani e poi ho risciacquato, quindi il viso pulito e anche maschera fatta, top. Questa me la comprerò. E poi ho finito questo praticamente, che cos'è questa cosa? Io non mi ricordavo cos'era, che cosa? Questo qui è il fondotinta di Beauty Blender, il 2.10, che è il colore che devo prendere io perché lo voglio comprare questo fondotinta. Mi sono trovata benissimo con... vabbè, vi faccio passare una foto perché non ho il cartoncino qui con me. L'ho trovato fantastico, mi piace da morire, me lo prenderò. Ve l'ho anche fatto vedere in un video perché mi sono truccata con voi e l'ho utilizzato. E come maschere, e poi abbiamo finito, credo, sì, come maschere, poi passiamo al make-up, ho finito anche, ahimè, questi eye pads per gli occhi al collagene della Beauty Big Bang, che mi hanno regalato l'ultima volta con l'ultima collaborazione, li ho utilizzati un paio di volte perché erano molto imbevuti, quindi 2-3 volte li ho potuti utilizzare. Fantastici, cioè li ho messi anche alla prova in questo video, ve lo metto qui, dove proviamo tutti i look anti-afa, se non sbaglio si chiamava, comunque li ho messi lì, mamma mia che meraviglia, mi hanno sgonfiato tutte le occhiaie, io adoro i pads per le occhiaie, quindi ve li straconsiglio. E poi ultima crema che ho finito, in realtà questa è un After Sun della Nashi Argan e questo l'ho finito praticamente quest'estate quando ho finito di avere l'abbronzatura perché era proprio un doposole, questo trattamento di bellezza doposole all'Argan. È una mini size, è piccolina, però mi sono trovata benissimo, l'ho usato praticamente tutta l'estate come doposole, mi è piaciuto tantissimo. In realtà poi l'ho abbinato ad un altro doposole che non ho qui con me, della Bilboa, perché poi questo è finito, ho dovuto comprarne un altro, però l'ho trovato fantastico, i prodotti di Nashi Argan sono veramente stramega fighi, mi piacciono un sacco. Andiamo al make-up. Allora, la prima cosa che mi spiace aver finito è la Brow Divine di Nabla, la matita quella per sopracciglia. Vediamo, ce n'è proprio pochissima, guardate, c'è proprio una puntina, non riesco neanche, vediamo se riesco a swatcharvela, sì, questa qui, io ce l'avevo nella tonalità Neptune, mi piace tantissimo, a me le brow divine le adoro, solo che è l'unica cosa che sono costicchiano un po', ora io sono passata a quella di Wycon, che però è anche finita, se non vado errata, infatti eccola qui, anche questa purtroppo è finita, ve la swatcho accanto, questa qui è la top ed è la microblading effect di Wycon, che purtroppo è andata, è finita, lo swatch è questo qui che vedete accanto, quindi questa era quella di Nabla, questa era quella di Wycon, purtroppo le ho finite entrambe, mi devo assolutamente comprare una microblading per le sopracciglia perché ne ho tante, però di queste piccoline precise non ne ho più. E poi ho finito, finalmente dopo un sacco di secoli, questo mascara che però negli ultimi tempi, all'inizio era proprio un odio, negli ultimi tempi diciamo mi è piaciucchiato, questo Lash Effect, questo qui era il Lash Princess, scusate, durissimo da aprire perché si è proprio seccato, è diventato secco secco secco, molto bello nelle ultime applicazioni, nel senso che all'inizio non mi è piaciuto per niente, non mi dava quell'effetto bello che doveva dare, a tutte le ragazze ne parlavano benissimo, a me non lo ricomprerei, però negli ultimi tempi non è stato affatto male. Poi ho finito, ahimè, lo Step by Step di Wycon, altro mascara del cuore, questo lo adoro follemente, vediamo se riesco ad aprirlo perché è durissimo. Sì, questo è proprio totalmente secco, è quello che ha lo scovolozzo bello grande, mamma mia, io adoro questo mascara di Wycon, purtroppo è finito. Poi ho finito questo Camouflage Plus Concealer di Essence, questo era Waterproof Vitamin Complex ed era nella tonalità numero 10 Light Ivory, questo qui me l'avete visto utilizzare tantissime volte in tantissimi video, amatissimo, lo adoro.
Ho finito, ahimè, la mia cipria in polvere libera di Beauty Big Bang. Questa qui era nella tonalità numero 1 Ivory. E chiaramente dovrò assolutamente andarmela a riprendere perché era la fine del mondo. Ora sto utilizzando quella di Anika, che non è affatto male, però diciamo che questa mi piaceva particolarmente. Sto cestinando questa matita bianca, diciamo di neve, che non mi piace per niente, la Avorio. È questa qui, la Avorio, ed è questa. Ma non mi piace perché su di me praticamente dura pochissimo, e quindi, visto che non la utilizzo mai, la sto cestinando, perché che me la tenga a fare, sarà pure scaduta essendo una Neve Cosmetics. E poi ho finito, nel senso che ce ne sarebbe ancora un altro po', ma è un colore che non sto utilizzando moltissimo e quindi la voglio cestinare, questa matita di neve che si chiama Sfilata. È carina, però è un colore che non utilizzo più ormai, e ne ho tantissime di questo stesso colore, e questa è veramente vecchia. Quindi basta, la cestino, ed infine di questo proprio vado fiera, infatti è l'ultimo prodotto che vi faccio vedere. Ho finito un blush di Wycon, questo è il Baked Blush, è il numero 102, e spaventatevi ragazze, ho finito il blush, no, ragazze, l'ho finito, cioè io non ci credo, quando lo guardo dico ancora nella mia testa, ma l'ho finito veramente, sì, mi è piaciuto così tanto che l'ho portato a termine. Molto difficile con i blush, ce ne ho molti con tanti buchi, ma finito proprio non l'avevo mai finito un blush, anche perché i blush sono quella cosa che non mettete tutti i giorni, poi io ne ho tanti, però l'ho finito. Ok ragazzuol, vi faccio vedere il dentro della busta tutto sporco, ma ho finito, sono stata bravina perché 22 minuti, non male, e ditemi quali sono stati i vostri prodotti finiti e le vostre grandi soddisfazioni del momento. Io vi mando un grosso bacio, ci vediamo alla prossima, stay tuned!